Capitolo 2. Il bagliore di una qualcosa. Allora, scusatemi tanto se nella vecchia parte non ho fatto un demerito cazzo, ma mi interessava recuperare un po' di oggetti e robe varie. Comunque, per farlo in breve, siamo sotto alza assalto dai demoni. E quindi, che cazzo vuoi tu? Muori, 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 muori. Muori, muori. E schiappa, che cazzo. Whatta! Ok. Come dicevo prima che questo tizio mi attaccasse, nella vecchia parte è stato un po' fiocco, lo so. Ma purtroppo non potevo fare altrimenti. Mi interessava recuperare tutti quegli oggetti. Comunque, adesso, se mi aspettate un secondo. Equipaggio scudo e spada, così mettiamo tanto Link e iniziamo la nostra vera avventura. Adesso il gioco sarà tutto più difficile e bisognerà stare attenti perché il nemico può arrivare da qualunque luogo. Ok, là ci sono un po' di nemici, lì ce n'è uno, qua c'è una toilette. C'è un cazzo. Qua la porta è chiusa. E lì è dove dobbiamo andare. Per andare avanti. Qui. Bug. Vabbè. Quindi dobbiamo andare avanti. Ma vaffanculo. Votta. Ok. Uno di meno. Due di meno. 3 di meno. E 4 di meno. Ok, strage fu fatta in un colpo solo. Datemi tutti quanti i vostri cazzi oggetti, spada corta e compagnia. Bottiglia di succo di bacca. Curiamoci una. Chi è? Vai. Ma va a cacare. Ma muori, va. Oh merda, gli ho staccato la testa. Non è problema mio. Ok, ragazzi, adesso. LOL. Ho rotto una cassa di qualcosa. No? No. Me lo sono immaginato io, vabbè. Comunque, adesso possiamo procedere in tutta tranquillità perché abbiamo fatto fuori una bella marea degli nemici. Muori anche tu. Che violento che sono, minchia. Una pala. Allora, vediamo se mi ricordo. Che co... Oh merda. Una pozione. E poi una faretra e una pozione di mana. Ok. Vedo un nemico lì. Ma va a caccare. E schiatta, bastardo. Ta, muori. Ok, un altro guerriero in meno. Brucia merda. Non è bruciato? Ah, no, è già morto. Ok, possiamo andare avanti. Sì, possiamo. Ma va a cacare. Ok. Come vedete, il gioco in sé per sé non è difficile. La quantità di vita però che si perde in certi combattimenti è pesante. Quindi per quello che ho voluto fare rifornimento per bene, prima di partire, non volevo trovarmi senza un cazzo di vita già dall'inizio. Comunque, c'è una porta, vediamo dov'è. È chiusa. Ok, siamo arrivati dove dovevamo arrivare. Quindi noi apriamo la botola, rompiamo la cassa e apriamo le pozze, tiriamo una leva tanto per divertimento e scendiamo nel sottosuolo. Yeah! Abbiamo finito la prima parte del livello. Infatti, ci
ci interrompiamo già qui mentre carica la nuova zona, perché voglio fare zona per zona in ogni parte per facilitare la corsa del gioco. Quindi ci vediamo nella prossima parte, sempre qui. Ciao a tutti.